un nuovo video tutorial, voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico abito che io ho deciso di chiamare abito geranio. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il filato della Mondia linea Basic Cotton Stamp, che è questo gomitolo da 50 grammi che misura 110 metri ed è 100% cotone. Il colore che ho usato io è il 537, che ha queste splendide sfumature che vanno dal viola al giallo. Lo adoro, è perfetto per l'estate. Ora voglio farvi vedere anche altri colori presenti sul sito. Vi dico già che uno mi è terminato, uno mi sta terminando e di altri comunque ne ho pochi gomitoli, però ecco qua altri fantastici colori. Questo dove abbiamo le sfumature del verde e del giallo, quest'altro invece abbiamo le sfumature del lilla e del giallo. Ora, per quanto riguarda il quantitativo, come sempre io vi lascerò in descrizione il link al mio sito Filati Elsa, a cui potete acquistare appunto il mio stesso filato anche negli altri colori che comunque vedete qui. Detto ciò, io ho utilizzato 300 grammi di questo filato lavorando con uncinetto del numero 4,5. Ora, per una taglia M ve ne occorrono 350, anche 400 se lo volete fare un po' più lungo, mentre per una taglia L ve ne occorrono 400 e diciamo 450 se lo volete più lungo. Per quanto riguarda la lavorazione, mi avvicino così la potete guardare meglio, è la classica lavorazione del punto chevron appunto, però top down. Ho già fatto un abito molto simile quando ho fatto un abito molti anni fa, però ho deciso di rifarlo perché avevo bisogno di un abito in cui si notassero di più le strisce qui, quindi ho voluto rifarlo proprio per questo, perché mi piaceva creare con il classico punto chevron appunto la differenza tra qui e le strisce date dal filato. Quindi volevo qualcosa di simile a quel vestito ma comunque un po' diverso, anche perché quel vestito che fece all'epoca purtroppo non mi va più. Detto ciò, quindi vi posso assicurare che la lavorazione è veramente semplicissima, si possono fare tutti gli aumenti che volete. Io poi ho lavorato una volta messi i marcatori qui normalmente per poi fare ulteriori aumenti e quindi andare ad fare della gonna molto più morbida, quindi potete fare molti più aumenti, fare la gonna anche più sbarazzina e naturalmente potete fare anche il vestito più lungo. In quel caso mi raccomando, va acquistato sicuramente più filato. Detto ciò, spero che anche questa semplice creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se così poi mi raccomando mandatemi come sempre le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro vestito io ho deciso di utilizzare il filato della Mondia linea Basic Cotton Stampe. Il colore che ho scelto io è questo qui, che è il 537, fantastico, guardate che sfumature bellissime all'interno, vedete, abbiamo anche il giallo. Comunque lavorerò con uncinetto del 4,5 e quindi qui vi farò vedere un piccolo campione. Questo perché voglio essere il più precisa possibile nel spiegarvi come andare a fare la lavorazione, anche se vi dico già che faremo un classico punto chevron, non di quelli chiusi, di uno leggermente forato, però un classico punto chevron, una delle sue varianti. Dicevo, quindi io lavorerò con questo colore, qui vi farò vedere un piccolo campione, e lavorerò con l'uncinetto del 4,5. Ora, nel mio vestito originale io vado a montare 100 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 4, quindi ogni volta che volete fare lo scollo più largo dovete aggiungere 4, 8 e così via, quindi sempre un multiplo di 4. Io ho montato quindi 100 catenelle che mi danno una circonferenza di circa 33 cm. Ora, per una taglia M io vi consiglio di andare ad aumentare solamente di due motivi, in modo da averne uno in più sul davanti e uno in più sul dietro, anche perché questa lavorazione ci permette di fare molti aumenti, quindi non è necessario fare uno scollo troppo più grande. Quindi secondo me fate due, proprio massimo 4 motivi in più rispetto a me, quindi un totale di 16 catenelle in più. Taglia L stessa cosa, io vi direi di mettere direttamente 16 catenelle in più, quindi 4 motivi in più. Se proprio volete lo scollo ancora un po' più largo, montate altri due motivi in più, ma non andate ad esagerare perché, ripeto, la lavorazione che andiamo a fare fa avere molti aumenti, quindi non c'è bisogno di andare a fare troppe catenelle iniziali. Naturalmente questo in base a quanto volete lo scollo, se volete lo scollo più largo potete tranquillamente mettere molti più motivi. Ricordatevi comunque che deve essere un multiplo di 4 catenelle. Detto ciò, quindi possiamo andare a lavorare il nostro primo giro e andiamo a lavorare 3 catenelle che sono la nostra maglia alta.
Quello che vado a fare adesso lo farò per tutto il giro, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Salto 3 catenelle di base, ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e di nuovo vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Salto 3 catenelle di base, si ricomincia da capo, quindi si entro sempre nella quarta e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Ancora salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Devo fare questo quindi per tutto il mio primo giro. Salto 3 catenelle, entro nella quarta, una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Per andare a terminare il giro, rientro nella catenella iniziale, vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, entro nella terza catenella che qui leva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. A questo punto possiamo passare a fare il nostro secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientro dentro l'archetto e vado a fare un'altra maglia alta. Vado direttamente nell'archetto successivo e quello che faccio adesso lo farò per tutto il giro. 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, 1, 2. E si ricomincia da capo. Archetto successivo di 2 catenelle, 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. Ventaglio successivo, entro sempre 2 catenelle, 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. Continuo così quindi per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare il secondo giro, rientro nel primo archetto di 2 catenelle e vado a fare 2 maglie alte, 1 e rientro 2, catenella di separazione, vado nella terza catenella che correva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Terzo giro, di nuovo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta. Vado dove ho la prima delle mie 2 maglie alte del ventaglio e vado a fare una maglia alta non chiusa. Salto la prima delle 2 maglie alte successive, quindi salto l'ultima, salto la prima e vado a fare nella seconda una maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme. Entro nell'archetto e di nuovo 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Vado nella prima maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Salto la seconda, salto la prima del gruppo successivo, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta non chiusa. E le chiudo insieme. Vado nell'archetto e di nuovo 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, scusatemi, è un attimo che al solito devo litigare col filo, quindi 1 e 2. Vado nella prima maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Salto la seconda, salto la prima del gruppo successivo, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Entro nell'archetto, 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. Vado nella maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa.
salto l'ultima maglia alta, salto la prima, entro nella seconda maglia alta non chiusa, le chiudo insieme. Quindi questo è quello che bisogna fare per tutto il terzo giro. Concludiamo il terzo giro andando a fare sempre dopo le due maglie alte, le due catenelle, le due maglie alte, andiamo a fare una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, saltiamo la seconda, saltiamo la prima, entriamo nella seconda, andiamo a fare una maglia alta non chiusa. Chiudiamo insieme, archetto di 2 catenelle, entriamo e facciamo 2 maglie alte, 1, 2, catenella, entriamo nella terza catenella, andiamo a fare una maglia bassa. Ora, quarto giro, di nuovo, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo e andiamo a fare un'altra maglia alta. Una maglia alta sopra la prima maglia alta del ventaglio del giro precedente. Vado nella seconda e vado a fare una maglia alta non chiusa. Ops, scusatemi. Salto le due maglie alte chiuse insieme, vado direttamente nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa e la chiudo insieme. E si ricomincia da capo. Una maglia alta sopra la maglia alta. 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 1, 2, 2 catenelle, si rientra altre 2 maglie alte, 1 e 2. Come potete vedere noi stiamo allargando la lavorazione perché ci troviamo adesso con più maglie alte, siamo partite da un ventaglio con una maglia alta e 2 catenelle e guardate qui quante maglie alte abbiamo. Quindi si continua in questa maniera, una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, salto le due maglie alte chiuse insieme, una maglia alta non chiusa sopra la successiva maglia alta, chiudo le due maglie alte insieme, maglia alta sopra la maglia alta successiva, due maglie alte nell'archetto, una, due, due catenelle, e rientro altre due maglie alte, una, due. Una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, salto le due maglie alte chiuse insieme, vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, due maglie alte nell'archetto, una, due, due catenelle, una, due, rientro altre due maglie alte, una, due, una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, salto le due maglie alte chiuse insieme, vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, maglia alta sopra la maglia alta successiva e di nuovo nell'archetto 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte e si continua così quindi per tutto il nostro quarto giro. Quindi terminiamo il nostro quarto giro, vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Ora io nella mia lavorazione con questi quattro aumenti, questo giro di aumenti, mi sono fermata che come larghezza mi andava bene, però voglio continuare a farvi vedere un attimo per chi deve fare ulteriori aumenti come deve andare a fare gli aumenti, quindi vi farò vedere un attimo, poi sfilerò il giro oppure completerò il giro, vi farò vedere come andare a fare senza fare più aumenti. Quindi per chi deve continuare ancora con gli aumenti deve sempre andare a fare 3 catenelle, rientra maglia alta, una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta,
una maglia alta non chiusa sopra la terza maglia alta. Ricordatevi che la maglia alta non chiusa va fatta sopra l'ultima maglia alta prima delle due maglie alte chiuse insieme. Quindi anche se procedete a fare gli aumenti avrete sempre più maglie alte, ricordatevi, maglia alta non chiusa prima delle due maglie alte chiuse insieme, le saltate, maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva e le chiudete insieme. E poi di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, nell'archetto due maglie alte, una, due, 2 catenelle, si rientra 2 maglie alte. Vedete quanto si va ad allargare la lavorazione? Per questo a me con 4 giri la larghezza è più che sufficiente. Come larghezza io sono arrivata intorno ai, mi sembra, 100 e qualcosa. Comunque nell'andare avanti col video vi farò vedere, perché sono arrivata a mettere i marcatori per poter continuare la lavorazione. Quindi maglia alta sopra la prima maglia alta, maglia alta sopra la seconda, maglia alta non chiusa sopra la terza. Supero le due maglie alte chiuse insieme, vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Maglia alta sopra maglia alta, maglia alta sopra maglia alta, e poi siamo di nuovo nell'archetto, quindi andiamo a fare le nostre due maglie alte, 2 catenelle, rientriamo 2 maglie alte. Ok, quindi questo è per chi non deve deve continuare a fare gli aumenti, quindi si fa sempre così. Adesso io vi faccio vedere invece, per terminare il giro, come non fare più aumenti. Non, naturalmente non fate come me, voi dovete terminare il giro e poi nel giro successivo decidere se fare un ulteriore aumento o non farlo più. Comunque io adesso di nuovo maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta sopra la seconda maglia alta, maglia alta sopra maglia alta non chiusa sopra la terza maglia alta, salto le due maglie alte chiuse insieme, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, maglia alta sopra la maglia alta successiva, e adesso mi trovo nell'archetto. Per non fare più aumenti io vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro di nuovo maglia alta e poi di nuovo una maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sulla terza, salto, maglia alta non chiusa subito dopo la maglia alta delle due maglie alte chiuse insieme, maglia alta, di nuovo maglia alta e di nuovo maglia alta nell'archetto, 2 catenelle, rientro maglia alta nell'archetto successivo. Ora quindi capite che facendo una maglia alta non faremo più gli aumenti, quindi si continua normalmente. Adesso io lavorerò un attimo da sola per rifare il giro, perché voglio farvi vedere come si lavora nel giro successivo che non si fa più l'aumento, così da essere sicure di procedere in maniera corretta. Quindi terminerò il giro, lo ricomincerò senza fare più aumenti fino ad arrivare qui dove non ho fatto più aumenti, per farvi vedere come si continua la lavorazione. Però questo, ripeto, per poter continuare a fare gli aumenti dovete fare sempre due maglie alte all'interno dell'archetto, se non dovete farne più passate a farne una maglia alta solamente. Allora, come potete vedere, sono arrivata dove non ho fatto più gli aumenti, quindi maglia alta sopra la prima la maglia alta, maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio, mi trovo nel ventaglio, quindi una maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta e nella terza vado a fare una maglia alta non chiusa. Quindi vi troverete sempre lo stesso numero di maglie, salto le due maglie alte chiuse insieme, vado alla successiva maglia alta, chiudo le due maglie alte insieme, maglia alta sopra la maglia alta successiva, maglia alta sopra la maglia alta successiva, di nuovo nell'archetto, maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta.
Quindi, come potete vedere, quando si passa a non fare più gli aumenti, vi trovate sempre lo stesso numero di maglie alte, perché qui abbiamo una maglia alta in più che però andiamo a perdere quando saltiamo le due maglie alte chiuse insieme. Naturalmente, per quanto riguarda quanti aumenti andare a fare, dovete calcolare che la vostra, lo sprone di avere una circonferenza che sia la vostra circonferenza di seno più almeno altri 20 centimetri. Questo perché dovete calcolare che dovete mettere gli, i marca punti per poter poi crearvi le maniche e la circonferenza appunto del vostro fisico, quindi del vostro seno in questo caso. Quindi ripeto, io ho fatto soltanto 4 giri con aumenti, poi sono andata a lavorare senza. Adesso vi farò vedere, continuando con la lavorazione, quanti giri totali ho fatto e come andare a mettere i marcatori. Allora, io ho fatto un totale di 10 giri, quindi dal primo a dove ho messo i marcatori sono 10 giri, però vi ricordo che io mi sono fermata con l'aumento al quarto giro, il quarto giro è stato in ultimo aumento, poi ho continuato quindi dal quinto fino al decimo senza più aumenti, e me come larghezza della circonferenza va più che bene perché sono circa 100, mi sembra 110 centimetri, quindi come larghezza va più che bene. A questo punto, quindi, poi avendo fatto anche in totale 10 giri, mi va bene anche come lunghezza per poter mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori, io sono andata a contarmi in le mie punte, quindi dove ho le due catenelle. Si vede, ecco, e ne ho fatto in questa maniera: ne ho lasciate 5 libere per manica, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, stessa cosa quest'altro lato, 1, 2, 3, 4 e 5, e subito dopo sono andata a mettere marcatore sia avanti che dietro, sempre nell'archetto di 2 catenelle, sia da questa parte che da quest'altra parte. Questo mi ha permesso di ottenere che dietro ho 5 punte mentre avanti ne ho 6. Questo mi serve appunto perché io vi ripeto sempre, quella punta in più, quel motivo in più va sempre sul davanti. Quindi ripeto, io ho messo 5 punte libere per manica, quindi un totale di 10, 4 ne ho usate per il marcatore, 2 qui e 2 qui, 6 per la parte dietro, 5 per la parte avanti. Se avete un numero pari, mi raccomando, 6 e 6 vanno benissimo. Detto ciò, quindi adesso continuerò a lavorare sempre lo stesso giro, sempre senza fare aumenti, almeno fino adesso, poi vedrò lavorando se dovrò andare a fare qualche altro aumento quando scenderò col vestito. E vedete, io ho messo il marcatore proprio dove ho la mia lavorazione, dove finivo il giro. Qui ho il ventaglio, scusate, eccomi qua, dicevo, qui ho il ventaglio dove ho chiuso la lavorazione e qui ho il ventaglio subito dietro e vado a lavorare in questa maniera. Vado a fare, prendendo sia il filo avanti che dietro, vado a fare una maglia bassa, vado a fare le mie 3 catenelle e vado direttamente a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Poi vi farò vedere come chiudere il giro, però io adesso ho fatto in questa maniera, qui ho una maglia alta, quindi vado a fare la lavorazione che abbiamo fatto sempre fino adesso, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare a quella prima delle due maglie alte chiuse insieme, quindi una maglia alta non chiusa, salto le due maglie alte chiuse insieme e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Quindi procedo a lavorare normalmente come ho lavorato fino adesso, fino ad arrivare all'altro marcatore, e anche in quel caso vi farò vedere appunto come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Allora, sono arrivata al mio secondo marcatore, quindi come vedete ho fatto maglia alta sopra ogni maglia alta. Adesso dobbiamo andare a fare il nostro ventaglio. Prendo il filo, entro sia nel ventaglio dal davanti che nel ventaglio del dietro, tolgo il marcatore così potete vedere meglio, e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, di nuovo prendo il filo, entro sia avanti che dietro, ai due fori, e vado a fare un altro, ops, un'altra maglia alta, e adesso ritorno a lavorare normalmente, una maglia alta sopra le prime due maglie alte, una, due,
una maglia alta non chiusa sopra la terza, salto le due maglie chiuse insieme, maglia alta chiusa, non chiusa, e chiudo le due maglie alte. Continuo così, quindi finendo il giro vi farò vedere come terminare il giro e poi naturalmente come riniziare il successivo. Mi raccomando, quando andremo ad allargare la nostra lavorazione, dovremo fare come abbiamo fatto all'inizio, quindi dove abbiamo l'archetto di 2 catenelle andiamo a fare 2 maglie alte invece che una sola. Questo ci servirà appunto per allargare la lavorazione nel caso volessimo allargarla. Se non volete allargarla di parecchio ma solo di poco, quindi tipo non dovete allargare tutte le strisce, ma soltanto una o due, io vi consiglio di andare ad allargare quelle laterali, in modo da avere le strisce più larghe laterali, ma avanti e indietro invece restano uguali. Io comunque non ho ancora deciso come andare a fare gli aumenti, naturalmente vi dirò quando sono andate a farli, come sono andati a farla, però l'aumento è sempre quello. Nell'archetto di 2 catenelle, invece di una maglia, se ne vanno a fare 2. Allora, sto per terminare quindi il giro, dobbiamo chiuderlo, andiamo sempre a fare una maglia alta entrando nell'archetto avanti, nell'archetto dietro e poi catenella, entriamo nella terza catenella che qui aveva la nostra prima maglia alta, andiamo a fare una maglia bassa e adesso si ricomincia come abbiamo sempre lavorato, io rientro dentro, faccio una maglia bassa, una catenella che è la mia prima maglia alta e poi vado a fare nella terza catenella sempre la mia maglia alta, nella maglia alta successiva un'altra maglia alta, quindi un totale di 2 maglie alte, e poi vado a fare direttamente la mia maglia alta non chiusa. Salto le due maglie alte chiuse insieme, vado nella successiva e di nuovo maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Quindi continuo a lavorare così il mio giro. Come potete vedere, adesso stiamo lavorando il corpo della maglia, lasciando invece aperte le nostre maniche. Io vi ripeto, continuo a lavorare in questa maniera. Se andrò a fare degli aumenti, vi dirò quando sono andati a farli e come sono andata a farli. Allora, io ho terminato il mio vestito. Non so perché oggi qua sembra blu, ma in realtà è viola il gomitolo che ho usato io. Non so perché oggi da qua si vede che è viola, mentre se l'allontano non so perché sembra blu. Quindi ecco, adesso è viola. Ho lavorato quindi per tutta la lunghezza. Vi dico che io ho fatto dallo scalfo fino a giù un totale di 48 giri, però al 18° giro, quindi il 19 dopo 18, quindi il 19° giro e mi trovo, diciamo, ad altezza fianchi, sono andata a fare il mio aumento. Per fare il mio aumento, io sono andata a fare, come vi ho detto, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte all'interno di ogni archetto di 2 catenelle e ho aumentato per tutte le mie strisce e ho fatto quindi gli ultimi 28, cioè scusate, gli ultimi 20 giri appunto con questo aumento. Ho fatto un aumento solo e sono andata a fare gli altri di aumenti. Questo mi ha permesso di passare da una circonferenza di circa 8, no, erano più quasi 78 centimetri a una circonferenza sotto di circa 100 centimetri, forse 102, adesso non mi ricordo benissimo, però questo è stato appunto l'aumento che ho ottenuto facendo quindi un solo aumento, quindi da circa 78 sono passata a circa 100 centimetri. Detto ciò, quindi il mio vestito è terminato.